Episodio che molti, alcuni avevano criticato in parte per il fatto che avevano messo questa parte di episodio, cioè questa parte che poteva tranquillamente essere inclusa nello scorso episodio, il fatto che l'hanno voluta mettere in quest'altro, alcuni se ne sono lamentati. Parliamo subito di questo. Ora, a voi ha dato fastidio che il finale dello spettacolo sia stato messo in questo episodio piuttosto che nello scorso? Io vi dirò, considerando che alla fine dura 8 minuti non è poco, cioè non so, 5 minuti, dura abbastanza. Però nel complesso posso dirvi, questo episodio, per come l'hanno gestito, mi è piaciuto, perché anche il finale, farlo concludere con questo colpo di scena perfettamente in questo modo, secondo me ci stava da Dio. Quindi non ho critiche di nessun tipo verso questo episodio, perché secondo me è gestito bene. Però continuo a pensare che forse mettere questi 8, cioè far concludere lo scorso episodio con questa parte qua forse sarebbe stato più carino, ma nel complesso va bene così. Cioè, non, considerando che alla fine hanno concluso con questo fatto, che se questa cosa qua fosse stata messa a metà episodio, non avrebbe fatto lo stesso effetto. È giusto che questo colpo di scena nel finale molto importante sia stato messo adesso. E, quindi sì, parlando un po' della prima parte, ma. No, ma infatti pure secondo me va bene. Cioè, va bene come è andata. Io non ricordavo sinceramente cosa succedeva dopo la fine del Tokyo Blade, ma vedendo quello che è successo, va bene così, va bene così. Ora, parlando del finale dello spettacolo, sicuramente è molto emotiva come parte. Cioè, si vede Aqua che recita con tutta la forza e la furia che ha in corpo, perché giustamente si immagina che è morta Ai in questo contesto. Abbastanza triste il fatto che ci fanno rivedere il primo episodio con le stesse musiche, lo stesso pianoforte, le stesse scene, ovviamente, in cui muore Ai. Però vi devo dire, a me personalmente, sarà perché forse lo sapevo già, non lo so, non mi ha lasciato la stessa sensazione che mi ha lasciato il manga. Cioè, questa scena qua me la ricordavo, ovviamente, in cui fanno vedere che Ai si sveglia, cioè fanno vedere il What If. Se Ai non fosse morta, nel manga mi aveva lasciato un'impressione migliore. Cioè, proprio quando l'ho visto nel manga ero rimasto un po' stunato. Avevo provato molta più tristezza nel vedere una cosa del genere. Mi aveva colpito emotivamente di più. Non che questa scena è fatta male, ma probabilmente perché sapevo già cosa mi aspettava, mi ha colpito di meno. Però rimane comunque una bella scena. Non, cioè, hanno adattato benissimo il tutto. Quindi non credo che avrebbero potuto fare di meglio. Ma rimane il fatto che Melt vince ancora. Cioè, Melt per ora è stato quello che mi ha lasciato più di stucco. Perché anche là, secondo me, in questi casi gioca molto il ruolo del fatto che non te lo aspetti, della sorpresa. La parte di Melt, per carità, in parte mi ricordavo che Melt aveva un ruolo decente in questo arco del Tokyo Blade, ma non me lo ricordavo come questa scena qui. Quindi è stato un misto di la cosa di Melt, non me la ricordavo bene, più Doga Kobo ha fatto un lavorone della Madonna. Quindi io vi devo dire che come scene singole, non episodi nel complesso, ma come scene singole, la scena di Melt la preferisco a questa. Mi ha lasciato di più quella di questa, nonostante anche questa indubbiamente molto bella, quindi non so voi che ne pensate. Magari, ecco, se tra di voi ci sta chi non aveva letto il manga, ditemi se questa scena qua con Aqua e con Ai che si risveglia, magari se vi ha colpito di più di quella di Melt oppure no. Mi ha lasciato un po' dubbioso, la scena di Aqua è 100 volte meglio del manga. Appunto! Cioè, mo, 100 volte meglio non lo so, però anche a me ha trasmesso questa cosa. Cioè, anche secondo me il manga era meglio. Doveva finire con Aqua che abbracciava cane e l'ending ci sta, ma nel secondo episodio non adattavano solo un capitolo. Vabbè, quindi diciamo che avrebbero potuto fare proprio le cose perfette se non tagliavano niente, cosa che invece è successa qualche episodio fa. Ah, tu eri. Ok, te stai dicendo per quanto riguarda questa scena di Ai. No, vabbè, ma ci sta, secondo me se non avevate letto il manga, questa qua rende molto di più. Rende sicuramente molto di più. Un po' mi dispiace che ogni momento importante dei personaggi negli ultimi episodi sembra poca roba anche per via di quel minuto di Melt, ma è vero, cioè, è proprio questo il problema. Secondo me può essere stato un errore aver dato così tanta importanza a Melt. Perché a parte tutto, cioè, parliamoci, è bello il personaggio di Melt che si impegna, che è cambiato, è passato da bullo altezzoso a persona molto più umile e che si dà da fare, lavoratrice. Però l'avergli
dedicato una scena così bella ha indubbiamente sminuito scene come questa e scena come anche lo scorso episodio. È indubbio questa cosa, eh? Cioè, uno ricordandosi gli episodi, almeno io sicuramente, ho un ricordo migliore di Melt più che questo episodio, più che lo scorso episodio e così via. Quindi secondo me avrebbero dovuto, per rendere giustizia, avrebbero dovuto fare almeno questo episodio qualcosa di più. Non so neanche bene cosa dirvi, perché a me sembra che il manga l'hanno seguito bene, però avrebbero magari potuto fare qualcosina di meglio in questo episodio qua, che è abbastanza importante, relativo al protagonista. Cioè, Melt è un personaggio secondario, non scordiamocelo. Qua si parla del protagonista, di Acqua, il suo trauma, la questione con Ai. Non lo so, forse potevano dedicarcisi un po' di più, così come si sono dedicati a Melt qualche episodio fa. Mi dà questa impressione. Cioè, è l'unica proprio nota negativa che vi devo trovare di questo arco del Tokyo Blade, è questa. Potevano dare la stessa importanza che hanno dato a Melt, lo stesso trattamento di favore, potevano averlo pure in questo episodio, che ci stava. Cioè, dire che comunque le tematiche di Cane Acqua già le abbiamo affrontate, quindi ci sta che Melt convinca di più. Sì, anche perché Melt è una combo di è stato trattato bene e in più è un personaggio nuovo. Effettivamente sia Acqua lo conoscevamo già, sia Cana la conoscevamo già. Di nuovo ci è stato introdotto giusto il rapporto tra Akane e Cana, che non conoscevamo. Cioè, la cosa che Akane stimava Cana, la roba di quando si erano incontrate da bambine e tutto quanto, in effetti è nuova come cosa. Secondo me nel complesso è meglio questo episodio. Sì, ma infatti io stavo parlando di scena singola. Come episodio nel complesso penso sia meglio questo, perché nonostante la seconda metà, perché alla fine questo episodio lo possiamo dividere in due parti, in tre parti. Inizio, che è il finale del festival, molto bello, nulla da dire, la parte migliore insieme a quella di Melt di tutto il Tokyo Blade. La parte di mezzo, dove alla fine è un post spettacolo, vengono dette un po' di cose, il regista che si vuole scopare Canari, ma come chiunque immagino, la questione sulle ragazze carine che fanno le idol, Acqua che sta nel bagno e piange, qua ci fanno vedere anche i personaggi che salutano dopo l'ennesimo spettacolo, presentano, cioè, fanno i saluti finali, e di questa scena sì, ovviamente rivediamo quando ci sta Acqua che porta Akane in braccio e Kana non la prende benissimo. Tra l'altro, vabbè, non vorrei dire, ma sto braccio destro, ovviamente male interpretato, potrebbe far pensare a cose, ma sì, non l'ha presa molto bene Kana, e che tocca fare. Ecco, sono rimasto anche molto contento per l'autrice del manga, lei mi sta molto simpatica, non so, non credo che la rivedremo tanto presto, però loro due sono personaggi che shipperei volentieri. Non è una cosa che faccio spesso, ma secondo me loro due, considerando che lei sembra piccola, ma non è piccola, c'ha 20 anni, 21 anni, comunque è grande anche se sembra piccola. Lui, secondo me, sembra un gran figo, non credo abbia la ragazza. Starebbero molto bene insieme loro due, però ovviamente non credo che questa cosa verrà mai approfondita. E poi arriviamo al finale dell'episodio, quindi la terza parte dell'episodio, relativa al festeggiamento con Kana che in qualche modo riesce a sembrare ubriaca bevendo un analcolico. In generale andiamo ad approfondire cos'è. Allora, acqua, anidride carbonica, estratto di zenzero, caramello e aromi. Sembra buono. Vabbè, quindi si è ubriacata con l'anidride carbonica, ci sta. E con lo zenzero, vabbè, in effetti le bollicine e lo zenzero possono dare alla testa. Vabbè, ci raccontano altre cose sulla la e come è nata e tutto quanto. E poi arriviamo al finale con Imekawa. Che, tra l'altro, qui vi dirò, non ho neanche ben capito perché Imekawa gli è presa così tanta voglia di uscire. Cioè, per qualche motivo, il fatto che mentre Acqua stava interagendo col regista, Imekawa è spuntato fuori dal nulla e ha proposto di andare a bere da soli, tutti loro tre da soli, per saperne di più sul regista, non me lo aspettavo, perché Imekawa comunque per ora mi è sempre sembrato un personaggio molto riservato, molto che sta per le sue, che cioè, il gossip non gli dovrebbe interessare più di tanto, anche se in questo caso si parla praticamente del suo padre, del suo patrigno adottivo, quindi ci può stare. Però sì, c'è stata quest'uscita, anche con Acqua, non è che se sono mai, hanno mai interagito così tanto, quindi questa uscita non me l'aspettavo da parte sua. Sta di fatto che comunque sono andati tutti a bere insieme e poi è stata droppata la bomba, perché io vi giuro che in questo caso ho reagito da totale persona come voi, cioè come chi non ha letto il manga, perché
Dopo tutto l'episodio in cui fanno vedere Aqua che cerca di avvicinarsi al regista e quindi dice vabbè, vuole scoprire prelevando il DNA se è suo padre oppure no. Quindi dopo tutta questa parte qui, quando tira fuori il test del DNA, dico vabbè, strano, cioè proprio io ho pensato, strano che vuole parlare di questa cosa di Mikawa, sarà che vuole, non lo so, raccontargli la storia per farsi dare una mano da lui, dato che potrebbe conoscere un po' di più il regista. E quando droppa la roba che so fratelli, porca puttana, raga, non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo minimamente di questa roba. E adesso però ricordo quello che succede dopo. Che, cioè, più o meno quello che succede nel prossimo episodio lo so. Sta di fatto che potete, cioè, considerate che lui teoricamente è orfano. Quindi, madre, ci sta, il padre non ci sta. Il padre per un buon motivo, immagino, se non ci sia. Quindi alla fine credo che le informazioni che potrà dare ad Acqua saranno ben poche. Se è cresciuto in un orfanotrofio e non si ricorda i genitori, per carità, magari anche lui, anche Imekawa, avrà fatto le sue ricerche per capire chi poteva essere suo padre o sua madre, in realtà non mi ricordo che cazzo di fine ha fatto. Però sì, hanno lo stesso padre, quindi hanno. E in realtà un pochino si intuisce questa cosa perché si comportano, come dice anche il regista prima, si comportano in maniera simile, hanno un aspetto simile, in particolare Imekawa sembra il regista da piccolo, cioè sembra l'ex Aqua quando era ancora un dottore, cioè sembra anche con gli occhiali, cioè ricorda quella cosa lì, quel suo aspetto lì. E quindi sì, mo staremo a vedere la mia ipotesi. Senza ovviamente fare spoiler di nessun tipo, è che di certo non sarà molto d'aiuto Imekawa, ma semplicemente perché non credo abbia mai conosciuto il padre. Però vedremo. Io non capisco sta gag del cazzo che devono far sembrare ubriaco un personaggio per poi spammare con una didascalia che è là. Ma infatti, guarda, Diablos, scusate, facciamo un passo indietro. La cosa di Kana, a me, ve ne ho parlato varie volte quando fanno questa roba qua, mi dà troppo fastidio. Cioè, il fatto che fanno. Per di più in questo caso è ancora peggio, perché di solito semplicemente non fanno bere il minorenne di turno e vabbè, quello ci non lo fanno fumare, non lo fanno bere anche in contesti fantasy dove potrebbe farlo. Lì mi dà fastidio, ma lasciamo stare. In questo caso, Madonna santa, ragazzi, cioè, sembra veramente eccessivo. Cioè, ci sta Kana che sembra ubriaca, ma non potrebbe esserlo. Sta cazzo di freccia gigante che spamma sempre, guardate che è analcolico. Pure dopo, guardate, sta bevendo ancora l'analcolico. Ok, non la fate ubriaca a sto punto. Non lo so. Cioè, mi sembra proprio quell'eccessivo politically correct che non ce ne sarebbe. Ma sapete cosa bastava? Sapete cosa bastava? O che lo diceva una sola volta, cioè o che la scritta compariva una sola volta all'inizio, oppure. Che un personaggio sarebbe stato molto più naturale, molto più simpatico anche, che Kana faceva la finta ubriaca e un personaggio o Acqua stesso se ne usciva dicendo: ma che ti stai bevendo? Sembri un po' ubriaca, che ti stai bevendo? E Kana diceva, o comunque si scopriva in questo modo, magari anche Acqua stesso gli diceva: ma perché ti stai comportando così che stai bevendo acqua gassata? Cioè, capito? Potevano pure creare qualcosa di carino che non fosse sta freccetta di merda che a me effettivamente dà leggermente fastidio, ma niente di importante, è semplicemente una roba che fanno sempre così per questione di politicamente corretto, ma la vera domanda è, esatto, se vogliamo arrivare alla questione di Imekawa, sì, è una bella domanda. Potrebbe essere che in realtà Acqua ha tenuto in considerazione, cioè le cose sono due, o gli ricordava il fatto, cioè gli ricordava lui da più giovane, quando era nella vita precedente, o comunque gli sembrava molto simile come comportamento e quindi ha detto: ma sai che c'è, famo un test pure a lui. Oppure, cosa molto più probabile, Acqua ha pensato alla possibilità che il padre possa aver avuto più mogli, possa aver avuto più ragazze all'interno dell'industria dell'intrattenimento. In alternativa, no. Penso sia questa, che non è un ragionamento così sbagliato, cioè se il padre si è scopato AI e si è volatilizzato, potrebbe aver fatto la stessa cosa anche con altre ragazze e probabilmente lo sta facendo tuttora, cioè il padre me lo immagino come un
non so, un tizio, adesso quanto avrà, 40 anni, non lo so, che si scopa le attrici, le idol, delle compagnie in cui lavora. Questo è quello che mi immagino. Sicuro che non hanno la stessa madre, e non me ne intendo i test del DNA, non so se penso si possa vedere, ma non te lo so dire, ma no, cioè se Acqua non l'ha detto, cioè se Acqua ha detto solo che hanno lo stesso padre, no. Anche perché vorrebbe dire che Ai ha partorito un altro figlio a sua insaputa o ha partorito un altro figlio 2 anni prima e se ne è liberata? Quindi non credo. Ricordiamo che Acqua è laureato in medicina, ha molte conoscenze che gli altri non hanno, sì, potrebbe anche essere forse questo. Però vabbè, va così. Comunque, il padre me lo immagino un tizio di quando si sarà messo con Ai, quanto avrà avuto. Di certo non era un vecchio, cioè non mi immagino che Ai possa cascare per le avance di un vecchio bavoso di 50 anni. Quindi mi immagino, che ne so, che quando si è scopato Ai avrà avuto massimo 30 anni. Quindi probabilmente magari sarà stato quando ha avuto i Mekawa 25. Cioè mi immagino un tizio che magari ha iniziato a fare questa cosa sui 25-30 anni e poi ha continuato e tuttora starà continuando a scoparsi minorenni. Sarà un super figo come Acqua, ma pure secondo me. Quindi adesso me lo immagino meno di 40, tra i 30 e i 40 anni, 35 anni. Cioè mi immagino il padre di Acqua sui 30-35 anni. 30 anni forse è poco, non lo so. Però, ecco, se vogliamo parlare di che ruolo può avere, tra l'altro, non me lo immagino un regista. Cioè il padre di Acqua non me lo immagino un pezzo grosso a livello di produzione, cioè a livello di quella cosa là. Me lo immagino uno giovane e alla fine, se sei giovane o fai l'attore, cioè giovane 30 anni, quindi no, non 20 anni, comunque sui 30 anni, 35 anni, quindi o un attore o, non lo so, magari potrebbe essere una roba simile a lui, un produttore, un ruolo simile a questo, anche questo qua mi pare che è abbastanza giovane, non c'ha 20 anni però, quindi me lo immagino una cosa di questo tipo, o attore o un ruolo del genere. Regista no, perché mi immagino che per fare il regista a livelli alti devi avere un po' di anni sulle spalle, quindi sì, questa è la mia ipotesi, tra i 30 e i 40 anni come età, più vicino ai 30 che ai 40, e come ruolo qualcosa, sì, o attore o produttore, qualcosa del genere. No, non credo che potrebbe essere un ruolo di merda, tipo, che ne so, addetto alle luci. No, mi immagino qualcosa di un ruolo interessante, ma allo stesso tempo non troppo importante, perché per avere un ruolo troppo importante credo devi, a meno che non sei un attore, perché credo devi avere un po' di notorietà, cioè devi avere un po' di anni alle spalle. Se Ai fosse ancora vivo avrebbe sui 33-34 anni, quindi il padre sarà sui 40. Ah! Beh sì, allora se consideriamo questa cosa. Spoiler, era l'addetto alle pulizie. Eh no, allora sì, se consideriamo che Ai aveva, adesso avrebbe 33-34 anni, allora sì, forse il padre di sicuro era più grande di Ai. Di sicuro non era, sarebbe strano, non lo so. Cioè se, oddio. Ai, ma magari scopriamo che Ai a 15 anni ha scopato con un ragazzino di 12 anni. Anzi, l'ha stuprato. Ha stuprato un ragazzino di 13 anni. Incredibile. Quindi in realtà il ragazzino non ha avuto colpe. Si è vendicato della madre perché l'aveva stuprato. Lo so, ma infatti sarebbe un bel. Purtroppo sto ragionamento non ha senso, ma sarebbe stato bello. Perché, ma cioè, vi immaginate il plot twist? La cattiva è sempre stata Ai. Il padre si è solamente vendicato per il sopruso che ha subito da piccolo. Sarebbe stato il plot twist della vita! Il plot twist della vita. Però sì, purtroppo non attacca. Purtroppo non attacca. Se si fosse scopato uno a 12 anni significa che ha avuto i Mekawa a 8 anni. È vero. Vabbè, tutto è possibile, tutto è possibile. Magari Oshinoko Akasaka potrebbe stupirci. Vabbè, comunque rimane il fatto che questo episodio è molto bello per questo colpo di scena finale, ma soprattutto per la prima parte. Quindi io credo, cioè credo che si possa beccare il voto alto fino ad ora. Oshinoko, episodio 6, no? Giusto per capire quanto minutaggio dell'episodio 6 era inutile. Allora, l'episodio 6 aveva la parte iniziale, che era l'introduzione, l'inizio del Tokyo Blade. Poi avevamo, ma in realtà era abbastanza
sempre abbastanza interessante questo episodio, dall'inizio alla fine, perché comunque nel raccontarti lo spettacolo è una cosa nuova che non, ti, cioè, che non conosci, è figo vedere lo spettacolo in azione. Poi ci fanno vedere cose, il passato di Mikawa inizia da metà episodio, ma in realtà secondo me nel complesso questo intrattiene di più, nel complesso. Tiene incollato per più tempo l'episodio di oggi, alla fine dal minuto 10 al minuto 18, cioè, sì, 17 dai, c'ha una parte un po' così. Quindi secondo me dare 9 va bene, io vi direi che un bel 9 ci sta. La recitazione di Acqua, la scena con Ai, il plot twist finale 9 ben più che onesto. Assolutamente, assolutamente. Solo stavo pensando se dare più di 9, più dell'episodio di Melt, secondo me no, per il fatto che metà, la parte di mezzo dell'episodio è... non è molto di... cioè, non è niente di che, quindi no, 9 va bene.